Un lettore di Vasto Web ci ha inviato una segnalazione riguardante i bagni pubblici di Vasto. Ci ha detto che sono chiusi oppure non usufruibili. Noi abbiamo deciso di fare una verifica. Intanto il punto della situazione: i bagni pubblici a Vasto città sono tre. Uno è quello qui alle mie spalle, che è quello di via Tressegni. Poi c'è quello a Porta Palazzo, proprio ai piedi del Palazzo d'Avalos, e un altro a Shanghai, ovvero in Piazza Verdi. Noi, per verificare qual è effettivamente la situazione, intanto abbiamo fatto il punto con il sindaco Menna, che ci ha risposto così. Il bagno pubblico di via Tressegni è agibile e in funzione, dice il primo cittadino, mentre quelli di Piazza Verdi e Porta Palazzo sono stati vandalizzati, sono stati rotti i sanitari e dobbiamo spendere diverse migliaia di euro per rimetterli a posto, ma a breve torneranno in funzione anche questi. Abbiamo fatto 2 anni fa una gara, che però è andata deserta. Abbiamo dato la gestione alla comunità Papa Giovanni XXIII, che li ha tenuti qualche mese e poi ce li ha restituiti. La gara per le pulizie è stata invece vinta da una ditta di fuori, che attualmente le svolge regolarmente. Quindi un bagno è in funzione e gli altri due li stiamo mettendo a posto perché vandalizzati. Mentre a Vasto Marina, conclude il primo cittadino, il servizio entra in funzione d'estate, da giugno a fine settembre, e anche lì abbiamo speso varie migliaia di euro a causa dei danni provocati dai vandali. In effetti la situazione rispecchia perfettamente le parole del sindaco, e allora la riflessione può essere una sola: se Vasto è dei Vastesi, allora i vastesi dovrebbero essere i primi ad avere cura dei servizi della città. E in quest'ottica il vandalismo non trova la minima giustificazione. Miriam Giangiacomo, Vasto Web.